Salve a tutti ragazzi, bentornati su Quei Due su Server Trash con Death Stranding. Dunque, consegna della bomba ad Antimateria a Mountain Knot City, ovvero qui. Il mio percorso si snoda da che parte? Di qua, perfetto. Allora, prendiamo questo veicolo e facciamoci il percorso. Nello scorso gameplay ho dovuto combattere tantissimo per recuperare la bomba. Non è stato semplicissimo ed è la prima volta che il gioco mi mette davvero in difficoltà in maniera non artificiosa, ma proprio perché i nemici attaccavano, sparavano, ho dovuto nascondermi. Ovviamente i nemici sono sempre la merda, come AI, però erano tantissimi, quindi sono stato veramente in difficoltà. Questa è un po' la soluzione di tantissimi giochi che magari non possono contare sull'AI, tendono a potenziare proprio numericamente i nemici. Ce n'hai 3000 invece di 2 e siccome sono tanti ti si inculano. Però è già un modo di giocare che mi piace di più, cioè nel senso non vado a prenderli per il culo, se non sto attento mi ammazzano. Ci sono voluto una ventina d'ore, sì, 22, 23 in realtà, però adesso siamo tranquilli. Si può giocare, ci possiamo divertire. Il percorso l'ho tracciato, me lo ricordo, lungo il fiume. Carico in consegna danneggiato, ma veramente basta così poco per danneggiarlo? Ho dato una bottarella piccola, non ho devastato il veicolo. Che cazzo! E devo stare molto molto attento, però si può fare. Pensavo che la strada fosse molto più scoscesa e impervia, in realtà finora me la sto cavando alla grande, anche se non so quanto valga la pena utilizzare un mezzo dato che è così lento e dato che stiamo andando così pianino. Credo sia la prima volta in assoluto che ci approcciamo in game ad una zona nevosa, in gameplay in realtà, perché io già ho fatto una visitina a una zona innevata, ma off camera, quindi non l'avete vista quella cosa. E ho provato il portapacchi, ho provato a fare uno slittino del mio portapacchi. Musica. Ok. Ci sono implicazioni termiche a stare sulla neve? Ok, piano, piano. Quello che deve succedere qui è che... Oh, no. Va bene. Piano. Quella è roba che ho perso. Ok. Mamma mia, che cosa mi sono veramente cagato sotto. Potevo far finire la bomba antimateria malissimo. Cosa devo aspettarmi oltre questa zona? Una conca? Un avvallamento? Cavolo. Ragazzi, ma qua... Qui credo che sia rischioso. Sono veramente tante le rocce, La bomba antimateria è già danneggiata. E se io dessi una botta di troppo, finirebbe molto male per noi. Quindi piano. No? E dai a rompere il cazzo, ma non ho fatto niente. Danneggiato per scuotimento chi? Tua mamma si è scossa, io no.
cazzo. Ok, Mountain Knot City. Posso scendere qui? Posso scendere qui? Aspettate, aspettate. L'uso di armi è proibito. Allora, ho la bomba sulla schiena. Corretto? Però sto cazzo di veicolo mi... Ok, faccio il giro largo. Non voglio rischiare di mandare tutto a puttane. E io sono capace. Corrosione di strade e strutture. Ok, qua ci dice che la cronopioggia rompe i coglioni a tutto, non soltanto a noi. Piano, 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 per Dio. Finisce male. L'idea di dover ricominciare da quel checkpoint mi ha reso paranoico, perché è una camminata lunghissima, interminabile, ed è questo che ti spinge ad essere un po' accorto in Death Stranding, la paura di dover ripetere certe cose che non sono assolutamente entusiasmanti da ripetere. La prima volta ci stai pure attento, no madonna, però la seconda volta non c'hai la pazienza, capito? La prima volta c'hai la pazienza perché dici ok, ce la sto facendo, arrivo. Ma quando ricominci sei sempre meno accorto, sempre più cazzone. Ma che cazzo? Ecco, tipico, io me la farei proprio di corsa sta discesa, ma stavolta sono terrorizzato. Ho proprio paura. Dai, consegniamo sta cazzo di bomba antimateria. Effetto consegna. Carico richiesto. Toh, chissà che... Vabbè, mi daranno B. Mi daranno B. Sì. Addirittura C. Madonna, l'ho sfondata la bomba. Dovrei diventare più bravo in queste consegne fragili. Sono bravissimo nelle consegne veloci, perché figuratevi per come gioco io. Cosa cazzo credi di fare, Bridges? La rete che stai costruendo trasmette brutte cose. Tipo? Roba da cui è meglio stare alla larga. Ma tu chi cazzo sei? Non vogliamo avere a che fare con la rete chirale. Quella voce. Sei tu, mamma? Ah, hai battuto la testa, mamma. Non sono tua madre. Quelli come te non ce l'hanno. Va bene, basta giochetti. Forse non mi hai sentito, bello. Mountain Knot City sta dicendo a te e a Luca di andare a farvi un giro. Se andate avanti così, ci riporterete dritti dritti verso un altro Death Stranding. Lei dovrebbe essere la programmatrice, Decideremo per conto nostro, grazie mille. Da te non vogliamo altro che una consegna ogni tanto. E basta. Parli a nome della città. Proprio così. Lochn. Aspetta un attimo, ti devo parlare. Tu sei un tecnico, no? Ascolta, va a casa e non tornare. Ascolta. Mi serve il tuo aiuto. Non serve niente da te, Bridges. Stai solo peggiorando le cose. Ma non rompere il cazzo. Allora, questa che cazzo è? La sorella di mamma? Un clone di mamma? Mi dispiace per questa faccenda, Sam. Lì è lei che comanda e non ha certo paura di usare le... Abbiamo bisogno di lei e della sua gente. Senza Mountain Knot City, né la rete chirà. E adesso? Allora, ecco, Sam. Lochne è la sorella gemella di mamma. Ah, ok. Era nella Bridges 1. Anche lei andò a secondo gruppo. Mama ovviamente non è il suo vero nome. Lei si chiama Mulligan. Sono entrambe dei geni ed entrambe dotate di Dooms. Ah, mamma è specializzata in fisica applicata. Lochne in fisica teorica. Mamma ha progettato l'hardware del Qubit. Lochne il software, ok, la svilupperà la programmatrice. Lei sostengo di poter anche a distanza. Dicono che grazie a loro il legame speciale. Non so come sia possibile, ma ti dirò una cosa: senza di loro la rete chirale non esisterebbe. Erano
erano così legate da sembrare la stessa persona in due corpi separati, il che potrebbe spiegare come riuscirono a sviluppare il Cupid, ma litigarono dopo l'incidente di Magni. Locke lasciò la Bridges e tagliò i ponti con noi. Ma senza Locke i nostri piani per unificare l'America sono destinati a fallire. Non ti sto chiedendo di ficcare il naso nei loro affari personali, però se lo facessi forse potremmo capire in che modo convincere Locke. Sarebbe fantastico, perché senza di lei possiamo dire addio alla riunificazione dell'America. Nel frattempo, se ti venisse un'idea geniale, mettila pure in pratica. Un'idea geniale. Un'idea geniale. Vediamo se ci viene un'idea geniale guardando le consegne attive. Ah sì? Non mi dai neanche la possibilità di... Wow. È la prima volta che mi trovo davanti a una persona reticente a unirsi alle UCA e sulla quale non posso fare colpo accettando incarichi, quindi... Cazzo posso fare per convincere questa spacca coglioni? Questa è la pozza di catrame che si sta generando da queste parti. Vediamo un po'. Forse posso provare a usare una delle mie sacche di sangue, tipo una granata ematica lanciata qua dentro, qualcosa potrebbe fare? Non sembra sortire effetti. Vabbè, era giusto provarci. Onestamente non saprei. Forse dovrei parlare di nuovo con mamma per capire come ingraziarmi la sorella. Io quel veicolo adesso lo vado a recuperare, perché tanto adesso la bomba l'ho portata. Sti cazzi se sbatacchi un po' il carico, no? Sti cazzi davvero. Ho ancora la neve sulle ruote. Vuol dire che qui fa molto freddo ancora. O vuol dire semplicemente che una volta che ci sono le ruote sporche di neve, a meno che non vai tipo su un altro terreno o in acqua, le ruote non si puliscono. No, invece mi sa che basta andare su un altro terreno per pulirle. Si stanno già pulendo. Vediamo se andiamo sull'erba. Ok. Mountain Not City. Questa è una città, queste sono case, cioè qui ci abita gente. Mi devo sgranchire le gambe. Andiamo a vedere. Oh, schifosissimi container. Niente di che. No, sembrerebbe che la gente qui non voglia aprirmi e non voglia interagire, quindi io direi di dare un'occhiata alla mappa. Siamo qua. E andiamo a fare una visitina a questo lago a forma di cuore.
Questa è la solita cocimata un po' strana che non credi possa esserci in un gioco così serioso. No, pure in Metal Gear ci sono un sacco di cocimate del genere, cose che sono assolutamente fuori dall'atmosfera del gioco, che sono completamente dementi. Mi ricordo in Metal Gear Solid Peace Walker c'era questa ragazzina di 16 anni che si chiamava Paz, ed era un personaggio triste, tormentato, massacrato, anche figlio di puttana se vogliamo, e questa ragazzina di 16 anni, badate bene, ricordate, 16 anni, a un certo punto tu puoi insidiarla sessualmente dentro uno scatolone. Uno potrebbe dire, giapponesi, io direi no, se Kojima è un po', come dire, dove posso caricare la batteria? Non la devi caricare la batteria, questa è la bella notizia. Ok, posso scendere dall'altro lato magari, tipo arrampicandomi di qua. Volete vedere che mi sono bloccato in una maniera agghiacciante, non riesco ad uscire? Sì. Per un attimo ho temuto che mi sarei ammazzato. Ok. Fragile. Dottore, a ovest di Mountain Out City, ma c'ero mai stato qui? Avvio stazione, canzone di Fragile Express verificato, rilevate aria. Niente da fare qui per me. Ok, continuiamo il nostro giretto fino a quella specie di pozza, il bagno digestivo della valle nascosta. Questa sorgente salata nascosta in un angolino sconosciuto vicino a Mountain Knot City probabilmente deve la sua esistenza alle vicine pozze di Catrame. Come nel caso di sorgenti simili, le immersioni prolungate possono stimolare il sistema digerente, un toccasana per chi cerca di togliersi un peso di dosso e purificarsi. Il bimbo che fa? In acqua? Nuota! Ehi! No, bimbo, beato te che ti diverti. Ma non è questa la cosa a forma di cuore, no? Dobbiamo tarellare ancora un bel po' per arrivarci. E si va da questa parte, vai. Riposo totale 37 secondi. Sapete cosa? Dovevo approfittare per andare a pisciare. Perché mi sto pisciando sotto. Limite alle armi revocato. È dura, Qua su è veramente dura. Credo che sarà una scarpinata notevole fin lassù, però quella specie di pozza a forma di cuore deve essere una ricompensa importante, notevole. Se c'è da farsi un culo monumentale come sto facendo adesso, e se c'è da rompersi i coglioni in questa maniera, scalando rocce su rocce, vorrà dire che c'è un ritorno. Solo che credo di essere arrivato
al punto in cui non si può più andare oltre. Qua ci vorrebbe forse qualcosa per scalare. Sono venuto qui, ma perché dalla mappa non l'avrei mai detto che era... Non l'avrei mai detto. Forse c'è un modo per aggirare tutto questo, eh. In cui c'era una sorta di sentiero per arrivare in alto, ma poi ci si blocca. No dai, è tutto bloccato. Come cazzo ci si arriva su quel cuore maledetto? Continuo a dire che la gravità è strana. Bello avere i piedi al caldo. Ah, davvero? Davvero? Credo che rovinerò le mie scarpe. Lo credo fermamente. So che questo gameplay, ragazzi, potrebbe risultare un po' una palla, eh. Però, beh, nello scorso ci sono state delle sparatorie, c'è stata molta azione. È normale che adesso ci rompiamo un po' i coglioni, no? Alla fine ci rompiamo i coglioni. Siamo tornati a fare quello che si fa in Death Stranding. Cioè si cammina. Boh, camminiamo sulla neve, almeno abbiamo cambiato territorio. Prima era sulle rocce, prima sull'erba, poi sulle rocce, adesso sulla neve. Questa meravigliosa montagna innevata. Madonna, che culo quadro che si sta facendo questo povero uomo. Mappa, sì. Arriverò da te, cuore del cazzo. Dovessi farmi un culo come un tarallo, anche perché in qualche modo sono quasi convinto che arrivare lì mi farà... Mi farà apprezzare dalla sorellina di mamma. Però Kojima, riciclare le attrici con la scusa che sono gemelle, non me l'aspettavo da te, eh. Proprio non me l'aspettavo. Credo che io debba continuare da questa parte. Ma quindi la cronopioggia può diventare crononeve? O mi ha messo il cappellino semplicemente perché vuoi o non vuoi, anche se non è crono, comunque è neve. E allora è meglio stare al coperto? Questo è il senso del cappellino? Ok. Fanculo le vostre scale, i vostri chiodi d'arrampicata. Io sono una fottuta capra di montagne. Sto cercando di non stancarmi più di tanto, eh. Anche se una ciucciatina alla Monster la possiamo fare. Bene, bene. Ok, questi spuntoni di roccia mi impediranno di cadere. Questo è poco ma sicuro. E
siamo perfettamente in linea con il maledetto cuore che voglio raggiungere. Cascasse il mondo, ci arriverò. Non ve l'aspettavate un sinergo così caparbio? Addirittura tutto il giro della montagna in mezzo alla neve a rompersi il cazzo in questa maniera? Ragazzi, intendiamoci, fosse un altro gioco non l'avrei mai fatto. Cioè, lungi da me voler fare completismo, però su Death Stranding ci sono poche distrazioni. E questo cuore era una cosa abbastanza strana da... Tutto ciò che è toccato la crononeve subisce una drastica accelerazione temporale, proprio come accade alla... Quindi le casse me le sto sfondando. Quindi la crononeve è cronopioggia. Mi stavo illudendo che, sai, essendo ghiacciata, magari non avesse legami con la spiaggia. La spiaggia è liquida, la chiamano spiaggia, l'avessero chiamata il ghiacciaio. Ok, il cuore è da questa parte. Credo di stare andando nella direzione giusta? Sì, più o meno. Più o meno. Ok. Qui sono fortemente a rischio. Oddio, che culo ho avuto. No, 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 dai, ero al riparo, ero là dietro. Oh Cristo. Ok. È inutile che io ve lo dica, però non era mio intento sparare. Proprio no, cioè non era... Ragazzi, qua... Cioè, se ne va il vigore che è una roba impressionante. È un viaggio durissimo, difficilissimo e lunghissimo. Però ce la stiamo guadagnando la meta, dai. Non ha visto nulla. Non sto avvistando nulla. Ne hai viste di peggio? Ne hai viste di peggio? Non direi. Finora penso che questo sia il peggio che abbiamo vissuto a livello proprio di terreno ostile, eh. La crononeve, sti cazzo di dislivelli fottuti. Scivoli. Stai sempre con il vigore a zero, hai visto di peggio un paio di coglioni. Meno male che ogni tanto c'è il prompt di arrampicarsi e mi salva la vita. Ma è questo il modo. Devo sfruttarla questa cosa. Basta che mi fermo alla fine. Me la stavo gestendo male perché non mi fermavo, avevo paura di andare giù fermandomi. Ok. Sam si è appena accorto che fa freddo. Proprio non ci aveva fatto caso il ragazzo, capito? Il cuore è da questa parte, esatto, ed è per fortuna in discesa. Ok, non so perché
mi ricorda Zelda Breath of the Wild, questa parte del gioco. Comunque, Zelda o non Zelda, so che siete curiosi di vedere il cuore, quindi ci vediamo al prossimo gameplay.